La condanna della Corte Europea di Giustizia è ormai messo nero su bianco alla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania. Il dispositivo della sentenza infatti condanna l'Italia per il caso Campania. Qual è però il commento dei primi cittadini del meridione della regione? In fondo l'emergenza rifiuti è stato un problema quasi essenzialmente napoletano. Ma noi dobbiamo su questo, diciamo, questa era un'infrazione che era attesa, non è una novità innanzitutto. Io credo che in questo momento noi dobbiamo dimostrare che il problema lo stiamo affrontando e lo stiamo superando veramente in Campania. Non corriamo, non facciamo, diciamo, dietrologie, non è importante andare a ricercare che è successo, che cosa è successo, perché la faremo veramente lunga. Io credo che il problema è quello di dire: abbiamo chiuso una fase, pensiamo a come costruire una nuova fase. È chiaro che noi quando ragioniamo in Campania abbiamo il problema dell'area metropolitana, ma area metropolitana, cioè quindi tutto agglomerato urbano che va da Salerno in avanti, che arriva fino alla Baia Domizia, non è un problema di semplice realizzazione, né è possibile pensare che quell'area possa essere staccata dal resto della regione. La nuova regione che si andrà a costruire dopo il 28 e 29 di marzo dovrà avere la capacità di tenere insieme i territori, non differenziandoli, ma tenendoli insieme.